Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B, mi presento, io sono Alessia ma potete chiamarmi Ale. Si apre la stagione dei provini e quindi eccoci qua con un nuovo video su come affrontare un provino. Prima di tutto ragazzi, se vi piacciono i miei video e volete supportare il canale, vi ricordo di iscrivervi e di lasciare un bel like su questo video perché mi aiuta tantissimo con l'algoritmo di YouTube. Sono anche sempre su Twitch, almeno un po' di ore al giorno sono lì e quindi mi trovate a questo indirizzo se vi va di venirmi a parlare, a chattare con me anche lì, ascoltare la musica dal vivo che vi propongo. Passiamo al video. Il primo punto è banalissimo: allenarsi, studiare. Ovviamente gli studi e l'allenamento devono essere fatti sempre durante l'anno, ok? Però in questo momento, se dovete fare un provino che per voi è molto importante, è arrivare appunto allenati, pronti, sani vocalmente, quindi cercate magari di non urlare la sera prima. Insomma, bisogna essere on point con le nostre tecniche vocali, con le nostre i nostri allenamenti. Dovete arrivare lì e sapere riscaldarvi, quindi è importante anche che lo facciate gli altri giorni. E, insomma, la vostra forma vocale deve essere perfetta. Dovete veramente impegnarvi tutti i giorni se volete fare questo lavoro sul serio, o se fate una routine diciamo costante, vedrete la vostra voce cambiare in pochissimo tempo e arriverete appunto in queste situazioni come i provini molto più tranquilli perché sapete che il vostro strumento funziona bene. Punto numero 2, allora, capire bene cosa stanno cercando, qual è la richiesta e per cosa stai andando a fare il provino. Perché in base a che cosa davvero stanno cercando, in base al risultato che loro vogliono ottenere, dovrai scegliere la canzone, l'atteggiamento, l'outfit. Va tutto in funzione di questo. I casting sono tutti diversi, i provini sono tutti per progetti diversi, quindi cerca di capire bene che cosa vogliono, qual è la loro visione, ok? Lo puoi fare informandoti sul programma oppure sulla compagnia, sull'agenzia, insomma devi reperire informazioni e capire bene che cosa vogliono da te. Ricerca, questo è un trucchetto, ricerca delle esperienze reali sul web di altre persone che hanno già fatto il provino per quello stesso casting. Sembra una stupidaggine, però ormai di questi tempi si trova veramente tutto sul web e quindi sapere che cosa ti chiederanno, non so, dico una stupidaggine, i documenti che ti chiedono, che form ti fanno riempire, cosa vogliono sapere di te, come si svolge propriamente il provino, dove se è possibile, con i dettagli, tutte queste cose sono elementi che ti aiuteranno a arrivare preparato, arrivare con il focus, arrivare concentrato e non sprovveduto, non so, sembra una stupidaggine, però anche inconvenienti come perderti perché non riesci a raggiungere la meta del provino, questi contrattempi che possono succedere, ti agiteranno molto, moltissimo. Quel giorno sarai probabilmente abbastanza ansioso, ok? Quindi sapere già di che cosa si tratta nel dettaglio, vedendo qualcun altro che te lo racconta, fa tutta la differenza. Ti consiglio di andare a cercare, ricercare esperienze reali. Punto numero 4. Preparati alla qualunque. Ai provini possono chiederti un sacco di cose diverse ed inaspettate. Potrebbero ad esempio chiederti di cantare in una lingua straniera, quindi devi avere pronto un pezzo anche in una lingua straniera. Questa è molto frequente tra l'altro, quindi consiglio vivamente di prepararsi bene con tutti i crismi un pezzo in una lingua straniera. Potrebbero chiedere, anzi spesse volte i provini per i cantanti si fanno a cappella e quindi anche se non fosse il caso ed è consentita una base, ti consiglio in ogni caso di prepararti qualcosa che saprai cantare anche a cappella, perché è possibile che te lo chiedano. Potrebbero anche chiederti alle volte di improvvisare sopra una canzone o anche sopra una canzone che magari non conosci. Da questo punto di vista il mio consiglio è sempre: ascolta un sacco di cose, vai avanti e indietro nel tempo, spazia nei generi musicali, questo è sempre bene per un cantante, ok? Quindi sempre meglio essere informati e allenati, e si ritorna al punto numero 1. Punto numero 5, capire quali sono e studiare bene i tuoi
cavalli di battaglia. Scegliere bene il pezzo che si addice di più a te. La riuscita del provino non dipende solo da quanto sarai bravo, da quanto sarai impeccabile. Dipende anche, ovviamente, dalle orecchie della persona che ti sta ascoltando. E spesse volte questi provini vengono fatti, almeno alle fasi iniziali, da un'unica persona che ti ascolta. E sarà lui, lei, a decidere se passi alla fase successiva. Quindi, non è molto semplice il discorso, perché dobbiamo avere un pezzo talmente forte che sia convincente per un ventaglio molto ampio di persone. Perché alla fine quella una persona, se porti un pezzo molto particolare, di nicchia, potrebbe non essere d'accordo con la tua scelta, può non piacergli quel brano, può non trovare accattivante la tua personalità, la scelta appunto del brano, eccetera. Se riusciamo a scegliere qualcosa che sia convincente per un ampio ventaglio di persone, questo è un goal assicurato. Farò un video su come scegliere un brano nel dettaglio per ogni tipo di provino che ti può capitare e anche capire quali sono le tue doti, quali esaltare, quali invece magari nascondere piccoli difettucci o cose dove non ti senti pronto. Sappi che potresti essere anche incredibile nella tua performance, ma non passare lo stesso. Mi è successo di essere stata convinta di quello che avevo fatto, ma non sono passata, e i motivi possono essere veramente tantissimi. La maggior parte delle volte magari non sei quello che stanno cercando, anche se sei bravissimo. Questo è uno dei fattori spartiacque, diciamo, più importanti, quindi ti invito a non buttarti giù se non passi, perché magari veramente non sei la personalità o la vocalità che stanno cercando e non dipende dalla tua bravura. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è continuare ad andare avanti e fare altri provini. Non fermarti, non lasciarti abbattere, ok? Possono anche esserci tantissimi altri fattori che influiscono, che incidono sul fatto se passi o meno. L'immagine, il tuo outfit, la tua storia. Adesso, soprattutto in TV, sono molto interessati a sapere che storia hai, se è interessante da condividere con il pubblico, se il pubblico può interessare, ma anche solo semplicemente se hai portato una canzone che al provinante ricorda l'ex marito che non vuole mai più rivedere. E siccome una persona spesse volte, può esserci anche un fattore di sfortuna. Dobbiamo calcolare veramente tutto, soprattutto quando veniamo rifiutati, ok? Non prendertela a male solo con te stesso, i fattori sono tantissimi, proprio perché il fattore umano è molto presente e quindi ha un grosso peso. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, ti ricordo di lasciare un bel like se non lo hai già lasciato all'inizio del video, ti ringrazio tantissimo e ti voglio anche far sapere che ci saranno altri video come questi a breve che usciranno, e quindi stay tuned. Rimani nel canale per avere tutti gli aggiornamenti e schiaccia anche la campanella delle notifiche, così non ti dimentichi mai di me. Grazie, ti abbraccio, un grande bacio.